Venerdì 4 settembre è stata una giornata importante per la Pagani, per tutti i supplier della Pagani, per tutto il team, perché abbiamo completato la validazione della Roster VC. Roster VC è stato un progetto emozionante, direi. È stata una sfida per tutti perché abbiamo cercato di portare la Waira al limite delle prestazioni. Pensate che per fare solo 40 macchine abbiamo costruito 6 prototipi, abbiamo fatto 350.000 km, di cui 45.000 km in pista. Abbiamo lavorato su diverse piste in tutto il mondo. Venerdì 4 appunto abbiamo completato tutta la validazione nella pista di Spa, una pista veramente che mette a dura prova la vettura. Un circuito molto veloce che ci permetteva di valutare l'aerodinamica, ma allo stesso modo metteva molto sotto stress la meccanica. Abbiamo lavorato sull'affidabilità delle sospensioni, valutato la termica del motore, il cambio, tutta la parte dei freni. Lavorare sulla facilità di guida, sul comfort, sul fatto che la macchina sia molto intuitiva, e su questo ogni attore ha fatto veramente un lavoro straordinario. Pirelli ha creato la scarpa perfetta per questo tipo di macchine. Abbiamo alzato l'asticella di quello che erano alla fine le nostre conoscenze, che messe all'interno della vettura danno quel valore aggiunto, quel contributo a un cliente che merita questo e molto di più. Provare questa macchina al limite è veramente qualcosa di incredibile, per come una vettura stradale sia così ben calzata nella pista. Tutto questo programma è stato così compattato bene che c'era rimasto un po' di tempo l'ultimo giorno. E ci siamo detti, perché non proviamo a vedere anche una performance come lap time di questa vettura? Abbiamo mandato un messaggio ad Orazio e gli abbiamo chiesto cosa ne pensava. E lui subito ci ha risposto dicendo: ok ragazzi, proviamo, perché no?
il traguardo ed è stato per me veramente emozionante perché avevo capito che non soltanto avevamo raggiunto l'obiettivo della validazione, ma avevamo raggiunto anche un altro traguardo che era quello della velocità in circuito, quindi del tempo sul giro.